dopo questo cammino di riflessioni spirituali, e quando dico spirituali non intendo qualcosa di disincarnato dalla storia e dalla nostra vita, apriamoci e incamminiamoci a riflettere sul male nella storia, in previsione della giornata della memoria, contro ogni forma di violenza, giornata in cui ricordiamo l'eccidio nazista a danno dei fratelli ebrei, ma anche dei dissidenti politici, a danno delle persone omosessuali, a danno degli zingari, eccetera. E vorrei riprendere quello che il Papa ha detto il 3 dicembre scorso a Cipro, mentre presiedeva la preghiera ecumenica, ha interrotto la preghiera ecumenica e ha detto queste parole. Dice: noi ci lamentiamo quando leggiamo la storia dei lager del secolo scorso, dei nazisti di Stalin. Come mai è potuto succedere? Ma, dice Papa Francesco, sta succedendo anche oggi, nelle spiagge vicine, e lì si riferisce chiaramente alle spiagge vicine a Cipro, ponte di schiavitù. E il Papa parla delle violenze che lui stesso ha visto attraverso dei video, attraverso delle foto, delle violenze che i migranti subiscono nei campi, fatemelo dire, di concentramento della Libia. Gente violentata, donne stuprate, bambini uccisi, uomini a cui viene tagliata la gola. E devo confessarvi e dirvi che anche io ho visto questi video ed è qualcosa che ti fa inorridire. L'umanità non può chiudere gli occhi. E ahimè, mi dispiace, condivido quello che dice il Papa. I lager ci sono ancora oggi. E noi abbiamo il dovere, i campi di concentramento ci sono ancora oggi, noi abbiamo il dovere di combatterli. Noi abbiamo il dovere di dire ai nostri politici di intervenire. Perché non si interviene? Forse perché non si hanno interessi economici? Perché non si interviene come si deve? Per difendere gli ultimi, per difendere chi solo vuol partire dalla propria terra dove c'è morte e venire in una terra dove pensano di trovare la vita e invece, giustamente come dice Papa Francesco, hanno trovato e trovano solo fili spinati. I nostri politici devono saper insieme al mondo reagire, far emergere l'umanità e la dignità di ogni uomo e mettere da parte gli interessi economici, gli interessi di accordo politico, eccetera. Dobbiamo saper reagire. E la nostra riflessione sulla violenza della storia, sui campi di concentramento, vuole essere una riflessione che non vuole dire che la violenza, ahimè, è terminata. Una constatazione dolorosa ma reale. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.